non vince solo con le siciliane, vince sempre, travolge gli avversari la Salinis. Il formato rullo compressore attivato da qualche settimana dai rosanero colpisce anche la Fuente Lucera nel match giocato al Palasport di Andria. Terza vittoria consecutiva in A2 per la formazione di Margherita di Savoia dopo quelle ottenute contro Acireale e Catania. Quinto risultato utile di fila, imbattibilità stagionale confermata, serie positiva che raggiunge la doppia cifra considerando anche i 5 risultati utili della parte finale della passata stagione. Salinis subito avanti di 2 reti grazie ai centri di Nardacchione e Caetano. Poi sale in cattedra l'ottimo Giannino che si arrende solo a De Cillis nel primo tempo. I rosanero mettono il turbo nella ripresa con Caetano, tripletta complessiva per lui e Perri, e volano sino al 5-2. La Salinis in classifica è quarta in piena zona playoff. Devo solo ringraziare i ragazzi che ci hanno messo più del dovuto per portare il risultato a casa. Però vorrei anche sottolineare che non siamo solo una squadra che va avanti con la grinta e con il cuore, quello lo aggiungiamo. Alla fine forse loro erano più forti di noi, ma i 3 punti li abbiamo portati noi a casa. Terza X stagionale per la formazione di Francesco Ventura che impatta al Paladolmen 3-3 contro il Mola. Fuzzalbiceglie è costretto 2 volte a rimontare, lo fa prima con Pereira, poi con Di Benedetto dal dischetto. Ferreira in seguito regala il primo vantaggio ai padroni di casa, ma Ferdinelli, a segno per i baresi, fissa il punteggio sul definitivo 3-3 in apertura di ripresa. Il Mola ha giocato una bella partita alla pari contro di noi. Sono venuti qui, hanno giocato una bellissima partita con grinta, senza mollare nulla, assolutamente nulla. E purtroppo il risultato è giusto, è chiaro che noi ci aspettavamo di più. Purtroppo dobbiamo prendere atto di questo e andare avanti. Nulla di fatto per il Futsal Barletta, sconfitto 6-4 in trasferta contro il Giovinazzo. Non bastano ai biancorossi di Leo Ferrazzano le reti di Salvemini e Boracino e la doppietta di Falco. Niente punti anche per il Barletta Calcio 5, battuto al palo di sfida Mario Borgia 8-4 dalla Forte Manfredonia. I sipontini mettono le cose in chiaro già nel primo tempo con la doppietta di Cesare Orbelli. Nella ripresa il Barletta va a segno con Acocella, 2 volte con Severino e con la Notte, ma non basta. Terza sconfitta di fila per i biancorossi, chiamati subito ad invertire la rotta. Noi dobbiamo stare tranquilli adesso, dobbiamo cercare di ritrovare l'energia, le forze per cercare di dare un senso e un motivo maggiore al nostro campionato. Sono sicuro che con il lavoro saremo ricompensati e vedremo un Barletta diverso da quello che abbiamo visto adesso.